Salve a tutti ragazzi e bentornati su Vrex Games. E oggi andiamo avanti e riprendiamo esattamente dove ci siamo lasciati la volta scorsa. Anzi, leggermente più avanti, perché non mi era partito il microfono, ma semplicemente mi sono limitato a scendere questa scaletta e a spalare la neve dallo scalino e basta. Poi mi sono accorto che il microfono non era partito e quindi niente, non ho fatto granché. Comunque, stavo dicendo, è molto particolare il fatto che questo figliolo faccia tutto mentre il padre si limita a scherzare un po' con il figlio e a ordinare da bere l'alcol, che se lui si permette di dire ma no, forse hai bevuto troppo, il tono del padre diventa molto più arrogante e sembra che si alzi per prenderlo a schiaffi da un momento all'altro. Infatti, se vi siete persi gli scorsi episodi, Chris ha un livido sul braccio a sinistro, mi pare. Sembra che sia stato un incidente, non sembra che il padre l'abbia picchiato perché lo voleva picchiare, ma comunque sia, insomma, ci sono un po' di presupposti sia positivi che negativi. Allora, io ho spalato la neve e ho preso dei punti extra eroe, secondo quello che ha detto Chris. Abbiamo affrontato poi nello scorso episodio il primo boss, infatti abbiamo qui lo scaldamagno sconfitto. Dobbiamo ancora vestire due pezzi di armatura, ma secondo me alcune di queste cose le faremo più avanti, non saranno accessibili subito. E siamo stati avvisati dalla fortezza volante, cioè la casetta sull'albero, che Nevemante vuole distruggere la nostra città. Probabilmente sarà uno dei prossimi boss. Ho recuperato anche due chiavi nel mentre e possiamo entrare subito nel capanno. Magari nel capanno c'è qualcosa che ci serve. Anzi, sicuramente, perché sennò è inutile andarci. What made that noise? Ecco, compiuto un'azione che avrà delle ripercussioni. Sembrava una lontra dal verso. Ma non si vede un cristo di nulla, però. Non si può fare niente. Ah, ecco. Attrezzi, guarda, guardiamo sempre tutto. Gentile signora Emily Eriksen, in quanto presi l'Accademia Blackwell? Ah, l'Accademia Blackwell, quella di Life is Strange, il primo. Volevo scrivere di persona per ringraziare il suo continuo supporto ai progetti artistici della nostra prestigiosa scuola. Ci fa sempre piacere esporre i lavori insieme a quelli degli altri ex allievi. Abbiamo ottimi ricordi della sua permanenza qui da noi. La ringraziamo per aver pensato a noi e speriamo che venga a visitare presto il campus a vedere come il suo contributo mantenga vivo il nostro sogno. Il preside Ray Wells, che è il preside, quello di colore di Life is Strange 1, che non ci credeva mai quando siamo andati da dirgli: guarda che Prescott gira con una pistola nel bagno delle donne, e quello: sì, è un'accusa grave, bla bla bla. Cordiali saluti, Wells. Ok. Quindi, dicevo, è uno spin-off, ma comunque ha qualche collegamento sia con il primo e col secondo. Il secondo non ci ho ancora giocato perché sono. I'm gonna go to art school because of me. But she was already an amazing artist. Diciamo, sto aspettando una buona occasione per prendere il pacchetto intero. Ok, praticamente c'era un'altra lettera che ve la lascio qualche secondo per leggere, mettete in pausa il video, più altri disegni che aveva fatto la madre di Chris, insomma, disegni che all'Accademia Blackwell sono piaciuti. Raccoglitore. Mom and Dad always talked about how they met at school. Ok, anche in questo caso abbiamo una parte del background della madre di Chris. Vi lascio qualche secondo per mettere in pausa il video e leggervi il tutto. Comunque fa sempre parte dei disegni. Qua abbiamo un lucchetto. Madonna, io i codici li odio, soprattutto perché non so dove devo andare a cercarli. 5801, mi serve qualcosa, vernice spray. I can even paint my costume. Ah, giusto. Once I make it. Noi abbiamo disegnato il costume di Captain Spirit con la corazza pesante e la maschera di colore scuro, quindi rosso e nero, piuttosto che tutto colorato alla Capitan America. Cos'è? Scarpe? Sì. Dad never threw away mom's hiking boots. Good. Ok. Mi sa che qua ci torniamo più tardi perché serve il codice che non ho, quindi
Ah, comunque vi ricordo che se sentite dei rumori, gente che parla, telefoni che suonano, è perché, ricordo, sono nell'alloggio universitario e ci sono altre persone in questa casa. Ecco, per esempio, adesso stanno facendo i complimenti a Sam. Sam, per chi se lo fosse perso, è il mio canino. Allora, guarda. Oh, I could use this to make some cool armor. Posso usarlo per l'armatura? Indossa. Ma dai, non pensavo che l'armatura pesante fosse il cartone della birra. Vabbè, però deve essere assolutamente One more riverniciato. piece and I'm almost done. Ok, ragazzi, siamo a metà della strada per completare il primo della lista di questi obiettivi. Ah, forse ci potrei passare se avessi qualcosa di abbastanza alto. Looks like we had a visitor. No, ok, come non detto. Andiamo alla fortezza volante. Parliamo un attimo prima con Nevemante. È questo il cattivone. Nevemante, ricostruisci. Oh, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can we do? Ok. Ma che cos'è? Il braccio meccanico di un tergicristallo. La birra ovviamente al posto del naso. Ok, abbiamo praticamente resuscitato Nevemante. Abbiamo fatto un'azione che avrà delle conseguenze. Io posso usare un superpotere. Fai esplodere, sì, vai. Eliminiamo il cattivone di turno che sta minacciando la fortezza volante. Cos'è questa musica da western? È arrivato Tarantino nel gioco. Ok. Guardalo con l'armatura. Boom. Ricordiamo che noi abbiamo il tatuaggio del fulmine sulla mano. Gli abbiamo cavato un occhio. Non è stato sufficiente a quanto pare. È troppo forte come nemico, dobbiamo potenziarci ancora. Ci serve la maschera, ci ha riconosciuto senza maschera e quindi non possiamo sconfiggerlo. Quindi niente, fortezza volante, pirati dei Caraibi, no, pirati del cielo, cosa ci dite? Vai su. Sicuramente su troviamo la maschera, dai. Perché in casa non c'è, nel garage non c'è, deve essere per forza sull'albero. Oh, se uno più uno fa tre. C'è un walkie-talkie, una bambola. Noctared. That's Noctarius' son. Ah, il figlio del That's cattivone. bad. È il figlio del nemico principale. Vedetta. Ok, adesso guardiamo. Bambola. La damigella in pericolo Dad sarà. keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. La regina dei ghiacci. No, che figata. Beh, in effetti. Controlla. Pirata dei Sky cieli! Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protects us Campo from any magnetico. harm. We're lucky to have È you. bello che gli ha fatto la Keep up benda your good work. sull'occhio con la stagnola. Ma c'è geniale! Scorta segreta, no, no, superpotere, apri! No, no, apriamo tutto quel superpotere. Guarda lo stick! Che al posto della testa c'ha Open un sesame. occhio. Cos'è? Fotografie? E disegni. Allora, carte da baseball. Lettera della scuola. Vediamo un attimo, prima le cose importanti. Harry Leggi. did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Ah, quindi ha nascosto una lettera al padre, deve essere importante. Le scrivo per informarla che questa settimana, dopo le lezioni di suo figlio Chris, ha avuto una piccola lite con mio figlio Harry Sorber. E i suoi amici. Chris ha detto che stavano dicendo cose inappropriate su di lei, ma le assicuro che Harry non è quel tipo di bambino e in ogni caso la conosce solamente tramite me. Come già saprà, Harry è uno studente modello, un bravissimo boy scout. Forse dovrebbe parlare direttamente con Chris. Se questa situazione si ripeterà, sarò costretto a rivolgermi alla scuola. Cordiali salute, Brett Sober. Tuo figlio è da prendere a calci perché un genitore che dice "No, mio figlio non potrebbe mai fare queste cose" è il primo a fare quelle cose.
My worst report card. I'm doing better now. Ah, nascosto. Matematica 8 meno. Ebbè, io alla tua età prendevo molto meno, quindi anche prendere un 8 meno ero più felice, ero felicissimo. Educazione fisica 6, inglese 7, bravo. Storia 7 più, non male. Educazione artistica 10. Pagella più brutta? Oddio, tanto brutta non è. C'hai un 8 meno, ma è comunque un 8. 8, 6, 7, 7, 10. Insomma, se questa è la più brutta, ci manchi un po' di autostima. Guarda. I loved watching mom draw her comics. Ehi, questi sono i fumetti della mamma, perché la mamma, in uno di quei documenti che abbiamo trovato nel garage, aveva una propensione per l'arte del fumetto. Che cosa sta? Mi stai preparando, male mio? Il tuo piatto preferito? La pizza! Buon San Valentino, tesoro! Diario segreto. Ecco, la mappa per la prossima avventura. Un pezzo ce l'abbiamo in camera. Ok, abbiamo un pezzo della mappa. Vediamo un attimo qual era il tasto per... Ok. Allora, una parte della mappa ce l'abbiamo, l'altra parte della mappa è in camera di Chris. Quindi probabilmente dovrei tornare in camera di Chris e vedere se riesco a unirle. Stanno facendo i complimenti al cane, non ci fate caso. Faccio un attimo un giro di ronda per la casa per vedere se c'è qualcos'altro con cui interagire. E poi ritorniamo in camera. Sì, abbiamo pila di rifiuti. Possiamo entrare in una pila di rifiuti. Per quale motivo? C'è un passaggio segreto che porta in un'altra dimensione? Un buco per un altro universo? Sì! Sì, avevo ragione! Comunque queste sequenze oniriche sono fantastiche. Ok, Chris lo comando io. Lo sto mandando avanti. Vai a destra, vai a sinistra, esci. Boh, io vorrei andare a destra perché il rosso mi garba, però andiamo a sinistra. Dimmi che c'è un ciecolo vicolo. Abbiamo un altro... Stavolta andiamo a destra perché sennò giriamo in tondo. Abbiamo un altro bivio. Io direi di andare sempre a destra. Abbiamo fatto pratica... Abbiamo disegnato un punto interrogativo al contrario, però. Cioè, specchiato. E ora qui direi di andare a sinistra. Ah, no, ok. No, niente. Mi serve la mappa. Mi serve la mappa, altrimenti qua non ci facciamo niente. Ok, allora andiamo a casa. Uniamo le due metà della mappa e poi torniamo qui. Posso interagire con la casetta della posta? Sì, apri. Ok, vediamo un po' se c'è... Una cartolina. No way. Perché? Divertimento per tutta la famiglia, porta la tua arma e gioca con noi. Vendita la dimostrazione di Natale al poligono di tiro Harry l'Onesto. Ok. Mia madre, per esempio, è sempre stata contro le armi. Da bambino non me l'ha mai comprate perché giocare a uccidere il prossimo poteva essere deviante. Considerando che, vabbè, i bambini non riescono a capire la distinzione. Non riescono a capire subito, perlomeno, la distinzione tra il gioco e realtà. Infatti, molti bambini che giocavano con le pistole, mi ricordo, esageravano. E poi si mettevano anche a litigare. No, t'ho colpito io, no, t'ho colpito io. E a volte facevano anche a schiaffi, insomma, si prendevano male. La squalo mobile. Non ci avevo giocato con la squalo mobile. Shark Stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. Non fare niente. No, intervieni. Se è cattiva, bisogna intervenire. Perché noi siamo gli eroi e gli eroi salvano. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. You'll never run over anybody again. Ok. Però la mappa non me la fa prendere. Forse prima la devo esaminare. Ah no, c'è decifra, ecco. Mi ero dimenticato che avevamo il superpotere. Ok. Quindi. Vediamo un po'. Allora, qui c'è un tondello. Place it right. Vediamo. Ok, qui c'è un così. E poi così.
Ok, però è così, dice. Il labirinto del destino, bellissimo. È lì che dobbiamo andare con la mappa decifrata, poi. E deve essere per forza qua dentro. Non riesco a capire come dovrei girare la mappa. Allora, qui c'è un. The treasure map is not a secret anymore. It's Ah! mine. Ok, ci sono arrivato un po' a caso, poi ho cominciato a vibrare il joystick. Praticamente dovevo allineare le linee che erano sul foglio, quello trasparente, quelle specie di V a sinistra e a destra erano le punte delle frecce, ok? Quindi dovevo poi mettere i numeri dentro i cerchietti. Ok, adesso abbiamo la mappa decifrata. Possiamo andare al com'era il labirinto del destino. Adesso abbiamo la mappa, quindi possiamo recuperare il tesoro che sta là dentro e poi ci salutiamo. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Devo ricontrollare la mappa allora. Forse, non lo so, le ho congiunte, ma non. Niente da fare, non riesco a capire come si supera il labirinto del destino. Probabilmente mi mancano ancora dei dettagli. No, non è. Mom and Dad always talked about how they met at school. It was 2005. weird. Yes! Allora, abbiamo petardi, che c'era la scatola vuota in camera di Chris. Abbiamo lettera dei nonni e un raccoglitore. E basta. Ok, guarda. Lettera dei nonni, leggi. Grandma and Grazie. Grandpa were so nice. I wish we Grazie. saw them more. Grazie per la tua bella lettera e per i fiori per il compleanno di Kristen. Significano molto per noi, ci manca e ci piacerebbe molto vedere crescere Chris. Anche a noi manca Emily ogni giorno, ogni minuto che passa. Sappiamo che quel dolore non ti abbandonerà mai. Allora forse è morta? Non lo so. Quindi sappi che sempre i nostri pensieri siamo qui per te come quando tu eri qui per noi. Per sempre, continua a scriverci, mi raccomando, e speriamo di vederci presto. Sei la nostra famiglia e sei sempre nei nostri cuori, nelle nostre preghiere. Baci, Peter. Ok, i nonni sono brave persone. Raccoglitore. Ecco, donna del posto uccisa da pirata della strada, giustamente. Esattamente come il padre di Chloe. La polizia. William si chiama, sì, William. La polizia sta cercando dei testimoni oculari di un incidente mortale avvenuto alle 19:15 martedì 16 dicembre 2014 all'incrocio tra Mentor Street e Asteroid Drive. La vittima, Emily Erickson, 28enne di Beaver Creek, Oregon, si stava allontanando dalla sua auto in panne quando è stata colpita da un veicolo in corsa non identificato. La donna lascia un marito e un figlio che in quel momento non erano con lei. Il capitano Anderson ha dichiarato che le telecamere stradali potrebbero aver registrato indizi importanti. Lo stiamo trattando come un caso di omicidio stradale. Preghiamo chiunque abbia informazioni sul incidente di chiamare il numero verde anonimo, bla bla bla. Ok, quindi ora sappiamo, abbiamo finalmente la risposta se è morta o se aveva semplicemente abbandonato la famiglia. Invece no, è morta. I know Dad spent a lot of money on the funeral. A lot. Ok, prendiamo il petardo. Non ho mai capito. Now I'm ready to rock. Sorry, Dad. Ok. Non so bene cosa ci devo fare col petardo. Sicuramente dovrò ficcarlo da qualche parte. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio, ragazzi. Nel prossimo episodio vedremo effettivamente cosa dobbiamo farci con questo petardo. E cercheremo di uscire da quel maledetto labirinto del destino. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video mettete un like, sta diventando sempre più interessante comunque, e noi ci becchiamo al prossimo video. Ragazzi, lei è Sam. Saluta Sam. Scivoli, oddio, scivolecchi, scivolini, scivolini! Scivola, scivoli, scivoli! Oddio, cadi! Non sai stare in braccio, sei un animale!